Bene, siamo arrivati alla fine di un percorso impegnativo, voi non ve ne siete accorti, però avete fatto una strada piuttosto seria. Siamo partiti dal documento fondamentale del Concilio Vaticano II, la Costituzione Dei Verbum. Abbiamo cercato di capirne l'importanza, evitando le critiche, ma facendo un po' di storia. E quando si fa storia si presentano i fatti, e quando si presentano i fatti parlano molto spesso da soli. E poi abbiamo visto questo completamento fatto da Benedetto XVI con quel scritto post-sinodale, Verbum Domini. Sono testi da tenere sempre presenti perché lì noi abbiamo l'espressione più precisa del Magistero in merito agli studi biblici. Perché è importante avere chiaro questo punto di riferimento? Perché, come in tutti i tessuti sociali, anche nella Chiesa, ci sono la destra e la sinistra, i progressisti e i tradizionalisti. Certamente sentirsi dire come battuta nuda e cruda Adamo non esiste, questo può spaccare la coscienza di una persona che non è preparata. La reazione, i biblisti al rogo. Stessa reazione si può avere quando a un certo momento si dice: guardate che il Padre nostro che noi recitiamo non è quello detto da Gesù. Crisi nera, biblisti al rogo. E in genere queste persone diventano tradizionalisti. Cioè il testo si legge per quello che è, dimenticando che quel testo è nato in una lingua morta per noi oggi, allora viva, con una cultura diversa dalla nostra, in situazioni completamente diverse dalle nostre. E quindi per capire quel testo occorre fare un lavoro che si chiama transculturazione. Il tradizionalista non lo fa, per cui di fronte a un Gesù che dice: se il tuo occhio ti dà scandalo, cavalo, quello entra in crisi e dici: me lo cavo o non me lo cavo? Me lo taglio o non me lo taglio? Fede ingenua, incontro con il biblista che non tiene conto della preparazione della gente, crisi, tradizionalismo, ateismo. Chiaro? Oppure ci può essere la reazione contraria. La reazione contraria significa: Adamo non c'è, bello. Questo non è stato detto da Gesù, bello. E allora andiamo a caccia del Gesù storico, andiamo a vedere ciò che è autentico, andiamo a vedere. E poi si incomincia a dire: ma se questo è del Gesù storico, tutto il resto è ciarpame, bisogna buttarlo via. Perché non è del Gesù storico. La fede lì diventa progressista, se vuoi, ma è spaccata. Perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la fede non ci arriva direttamente da Gesù Cristo, ma ci arriva da Gesù Cristo attraverso la comunità apostolica, cioè attraverso quelle persone che hanno vissuto con lui, lo hanno ascoltato in prima persona, hanno mangiato con lui, sono stati protagonisti delle gioie, dei trionfi e delle sofferenze, delle sconfitte con lui.
E quindi avere chiaro che non è il biblista importante, non è il tradizionalista importante, non è il progressista importante, ma è il magistero, e quindi sono questi documenti da tenere presenti, questo significa avere un punto di riferimento oggettivo e valido per tutti. Questo noi abbiamo fatto nel primo incontro. Chi non c'era si è perso questa prima parte. Nel secondo, invece, abbiamo toccato un altro tema, naturalmente l'abbiamo toccato a modo nostro, senza infierire troppo sulle nostre orecchie e soprattutto senza far ernie al nostro cervello. Abbiamo toccato il tema della rivelazione, che non è un tema così semplice, perché la rivelazione è la persona di Cristo. Tutto ciò che ha detto, tutto ciò che ha fatto, è stato trasmesso oralmente. Gesù dice agli apostoli, andate, predicate il Vangelo, andate, fate mie discepoli tutte le genti, non ha detto andate in biblioteca e mettetevi a scrivere il Nuovo Testamento. Questa fase orale che dalla fonte, dal maestro, è poi passata alle generazioni successive, è stata progressivamente messa per iscritto, quando i primissimi testimoni hanno cominciato a scomparire. Allora, prima che scompaiano, la comunità chiede a queste persone di scrivere, di lasciare la testimonianza. Questo è un dato importante a livello storico, perché abbiamo il fenomeno sociologico del controllo sociale. Il testimone non può dire quello che vuole, perché è controllato dagli altri, i quali dicono no, quello che tu dici è falso, oppure sì, quello che tu dici è vero. Il controllo sociale per la documentazione storica è fondamentale. Se tutti quanti crepiamo e resta in vita solo lei, di questi incontri può raccontare quello che vuole, perché nessuno la può smentire. Ma se fra 10 anni ci siamo tutti e lei racconta quello che abbiamo fatto qui, se non dice le cose giuste, la mettiamo in stanga, perché siamo stati tutti protagonisti. Questo è il controllo sociale. Per la documentazione storica antica il controllo sociale è fondamentale. Dunque parte di questo patrimonio orale diventa testo scritto e diventa Bibbia. Che siano Vangeli, che siano lettere di Paolo, qualunque cosa, questa parte scritta non esaurisce tutta la massa di ricchezza che è presente nella tradizione orale. Il testo biblico scritto è solo una piccola parte. Un'altra grande parte diventa testo scritto ma di tipo liturgico, diventa testo scritto ma di tipo patristico. Se noi dunque dobbiamo recuperare tutto quanto chi era Gesù Cristo, non ci basta il Nuovo Testamento. Dobbiamo tenere presente anche quell'altra parte che non è diventata Nuovo Testamento e che, come termine tecnico, si indica con il nome di tradizione. Quindi noi abbiamo la rivelazione nella tradizione, parte di questa tradizione si chiama Sacra Scrittura. E quindi se tu vuoi leggere in maniera seria la Sacra Scrittura, la devi mettere dentro il suo contesto,
cioè dentro la tradizione, perché è solo dentro la tradizione che tu lo capisci. L'errore di Lutero è stato questo. Quando lui afferma sola scrittura, dicono che fa un errore teologico, di per sé fa un errore storico. Cioè lui ha bypassato il problema scientifico di come i testi sono nati. Bypassando quello, ha creato un principio, sola scrittura, che è storicamente sbagliato. E quindi poi con delle ricadute teologiche devastanti. E perciò noi abbiamo imparato che la rivelazione noi l'abbiamo attraverso la scrittura, che è una norma normante, non normata, cioè un assoluto. Insieme con la tradizione, che è una norma normante, normata. Perché? Io nel 2014 come faccio ad essere sicuro che ciò che la tradizione mi trasmette è rimasta a livello puro, originario, e non è stata in qualche maniera contaminata lungo la storia da aggiunte e condizionamenti? Per fare questo lavoro io devo prendere ciò che è la tradizione, e quindi liturgia, padri, magistero, e confrontarlo con la scrittura. La scrittura è la norma normante non normata, è un assoluto. Ciò che noi chiamiamo tradizione è una norma normante normata dalla scrittura. Cioè quello che è conforme, bene, l'altro si butta. Per cui, già nel IV-V secolo, i padri della Chiesa avevano dato ai cristiani il criterio. È tradizione ciò che è creduto da tutti i cristiani, da sempre e ovunque. Non dimenticatelo mai, è semplicissimo. È tradizione ciò che è creduto dai cristiani, tutti, da sempre e ovunque. Il rito romano liturgico non è tradizione, è consuetudine. Perché? Perché esiste il rito mozarabico, esiste il rito patriarchino, esiste il rito di Benevento, esiste il rito di Ravenna. Oggi non più, siamo tutti livellati con il rito romano. Ma nella storia questi sono esistiti. E allora la domanda è, il rito romano da tutti, da sempre, ovunque? No, allora consuetudine. E le consuetudini possono cambiare, la tradizione no. Naturalmente il contenuto della rivelazione, dovremmo fare un corso di teologia di 6 anni. E allora abbiamo tutto il contenuto della rivelazione. Anzi, abbiamo lo scheletro del contenuto della rivelazione in 6 anni. Nel terzo incontro abbiamo cercato di capire un fenomeno meno teologico, meno mistico, molto più rasoterra. Cioè come un testo orientale nasce. E quello che abbiamo detto per il testo biblico, guardate che vale per qualunque testo orientale. Voi conoscete, per esempio, perché ormai è diventato famoso nei talk show, l'epopea di Gilgamesh. Ma guardate che non è l'unica, ce ne sono a pile di tavolette di testi orientali. Tutti hanno lo stesso tipo di gestazione. C'è una prima stesura,
Poi con il tempo persone competenti, con il controllo ovviamente dei contemporanei dell'autore, ci sono degli ampliamenti, degli approfondimenti, fino ad arrivare al terzo stadio, che è la cristallizzazione del testo, cioè il testo non si tocca più. Quindi voi avete il primo stadio, che è il passaggio dallo stadio orale allo stadio scritto. Questo serve per il Vangelo, ma serve anche per il poema di Atraasis, è la stessa cosa. Poi avete il secondo stadio che viene chiamato tradizione scritta, e poi avete il terzo stadio che viene chiamato redazione scritta. Stabilire questi stadi è di grande importanza perché collocare al posto giusto un testo significa dargli il significato corretto. Noi leggiamo il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Leggerlo ingenuamente, questo testo, è devastante. Perché qual è l'automatismo che ti viene spontaneo? Che il primo capitolo della Genesi è il più antico e poi si viene avanti con la narrazione storica. E si pensa che la narrazione storica corrisponda esattamente all'avvenimento storico. Se tu hai ben chiaro come nasce un testo, la prima cosa che ti chiedi quando leggi un testo è dove lo colloco? Numero 1, numero 2, numero 3. Allora cominci a cercare nel testo quegli indizi che ti dicono questo testo va collocato o in uno, o in due, o in tre. Se io mi trovo l'espressione e fu sera e fu mattino, io comincio a guardare fisso. Perché nella nostra cultura si dice fu mattino e fu sera. Perché lì scrive fu sera e fu mattino? Allora cominci a fare una ricerca e scopri, dai dati archeologici che possediamo, che gli ebrei prima del 586 computavano il tempo come noi. Erano cioè figli della cultura egiziana. Gli egiziani hanno sempre computato nel mondo antico come noi, da mezzanotte a mezzanotte il giorno. Mentre invece i popoli della Mesopotamia, dal pomeriggio al pomeriggio del giorno dopo. Gli ebrei fino all'invasione babilonese erano come noi. Allora possiamo dire, questo testo non è stato scritto prima dell'invasione babilonese. Ma prima dell'invasione babilonese il Deuteronomio era già scritto. E quindi quello che troviamo al quinto posto, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, è più antico del primo capitolo. Ci siete? Poi, voi che conoscete ormai la Bibbia a menadito, leggete il libro di Esdra, nel libro di Esdra scoprite che il Pentateuco era già fatto. Esdra è un tizio che lavora a Gerusalemme per la ricostruzione sociale e religiosa degli ebrei ritornati dall'esilio, quindi dopo il 538. Allora, quando leggi quel testo, tu dici, questo testo non è nato prima del 586, non è nato dopo il 538. Lo collochi. Dove lo collochi? A Babilonia. E lo collochi
presso gente che è schiava, che è costretta a parlare un'altra lingua, sradicata dalla sua terra, non ha più il culto, non c'è più il tempio, non c'è più il sacrificio, hanno solo e unicamente il lavoro della terra. È un lavoro ingrato perché la Mesopotamia da sempre non è mai stata molto feconda, se non vicini ai due fiumi, Tigre e Eufrate, ma il resto erano cavoli acidi. E un prete che vive schiavo come loro dice: non preoccupatevi, la parola di Dio c'è, è quella che voi manipolate con le vostre mani, la terra, le piante, gli animali. Quella è la parola di Dio. Perché? Perché la parola di Dio è nata, sì, l'universo è nato con questa dicitura: Dio disse. Dio disse, Dio disse, Dio disse. Ma allora se Dio disse e mi compare la luce, Dio disse, mi compaiono le piante, Dio disse, vuol dire che tutto è parola di Dio. Tu non l'ascolti più letta nel Tempio, perché il Tempio non esiste, però tu sei a contatto continuo. È un altro modo di vedere la realtà, ma è anche un altro modo di vedere il culto. Imparare dunque come nasce un testo significa imparare a collocarlo nel suo ambiente nativo e quindi imparare ad interpretarlo. Per cui quando uno legge il primo capitolo della Genesi e dice così è nato l'universo, beh, quello è sciocco. Primo perché non si è accorto che il testo è poetico e non è scientifico, non è narrativo. Già la forma smentisce qualunque pretesa scientifica. Ed è la risposta a un popolo che sta perdendo la propria cultura, la propria identità di fede. Allora capisco quel testo, altrimenti vengono fuori quelle discussioni veramente sterili, vuote e soprattutto stupide: chi ha ragione, la scienza o la fede? Allora quando tu partecipi a questi dibattiti cerchi di far capire queste cose qua, ma vi rendete conto che per capirle non basta la battuta. Occorre fare un ragionamento e un discorso, che è un po' lungo. Noi abbiamo dedicato 2 ore a fare questa riflessione. E sarebbero insufficienti. Però almeno ne usciamo con il senso del sospetto. Nel quarto incontro abbiamo affrontato un problema tecnico. La trasmissione dei testi. Quando il testo è arrivato al terzo stadio ed è stato cristallizzato, viene trasmesso. Quella volta non c'erano i computers, non c'erano i correttori automatici, c'era solo la mano e l'occhio. Il cervello metteva insieme queste 2 cose. Non sempre funzionavano bene, per cui nei manoscritti che noi abbiamo ci sono tanti errori. Allora la domanda semplice è: come fare con tutti questi manoscritti che ci sono rimasti a ritornare allo stadio numero 3, che è l'ultimo stadio di percorso che il testo ha avuto fino a diventare testo completo, ufficiale, cristallizzato, cioè testo redazionale. Come facciamo ad arrivare alle origini, all'ultima redazione, quella di fronte alla quale Giovanni o chi per lui, Luca o chi per lui, dice sì, sono soddisfatto, questo è. E abbiamo fatto una mattinata divertendoci a vedere come si fa la critica testuale, che è il punto di partenza di ogni tipo di lavoro serio. Stabilire qual era il testo uscito dalle mani dell'ultimo redattore. Carlo Maria Martini era specialista in questo campo.
Nel quinto incontro abbiamo fatto un salto. Ci siamo chiesti che differenza c'è fra questo testo biblico e l'epopea di Gilgamesh. Cioè, che cosa vuol dire testo ispirato? È un termine tecnico. Avremmo potuto scegliere un altro termine tecnico, ma questo termine tecnico viene dalla Bibbia stessa, la quale ha il vocabolo theopneustos, ispirato da Dio. E quindi si è scelto quel termine lì. Abbiamo cercato di capire, dunque, che anche nel testo evangelico, se questa è parola di Gesù autentica e questa no, perché è un commento che fa la Chiesa, comunque sono parola di Dio tutti e due. Paolo, fondamentalmente, è solo un grande commento che fa la Chiesa, ed è parola di Dio. Distinguendo dunque l'aspetto storico dall'aspetto teologico, noi distinguiamo tra quello che è strumento di interpretazione e quello che è il contenuto. Sul contenuto non si discute, ma sui criteri di interpretazione si può discutere fin quando abbiamo cervello in testa.